Ogni tipo Mimmo di... Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Riccardo, che stai all'ascolto, lo so. Buongiorno, buon appetito a tutti. Ciao, Mimmo. C'è questo ginocchietto, gli dà un po' di problemi. Ho capito, tu quanti ce n'hai dei ginocchi? Io ce ne ho sempre due, Mimmo. Quello allora, lui ce n'ha uno, peccato. Però capisci solo bene che io peso 65 kg. E... Quanti ne pesi? 65. Magna una cosa però, perché c'è un po' di porta via al vento. No, io te lo però dico, Mimmo, te ce lavori vicino a Ubaldo? Se ce lavorassi perderesti peso. Ah, ho capito. Capito Ubaldo, che pecca che ti stanno buttando addosso. È l'ansia, cioè, che mi butta addosso Ubaldo. Fai dimagrire anche la gente. Va bene, andiamo avanti. Bisogna quindi stare in forma. Assolutamente quindi, sì. Quindi Mimmo, hai comprato il biglietto per Roma-Barcellona? No. Però so che me devo sbrigare, sì, perché ho letto da qualche parte, poco prima di entrare in collegamento, che la Curva Sud è già sold out. Sold out. E che ti aveva detto Mimmarello tuo, che a Brea tu attenzione feci tanto lo spizzichino, no? Ho detto guarda che tanto Roma Barcellona lo riempi comunque un stadio, ma vedrai perché la partita è andata condizionata. È chiaro, mi venne dopo i bietti, Gabriele mio. Voi scrittori dovete essere più vicina alla realtà, ragione, capito? Però, confrontarvi, però l'essere scrittore non mi permette di capire questa cosa, perché devo volare. Tu devi guardare un po' più in alto, certo. Vabbè, ma l'hai visto giocare il Barcellona, Mimmo? Dai, visto che parliamo del Barcellona. Sì, abbastanza, insomma, un Barcellona strano questo, che ha anche abbandonato il 4-3-3, gioca un 4-4-2, gioca in maniera un pochino più diversa, cura con grande attenzione la fase difensiva, forse perché questo atteggiamento le consente di essere un pochettino più chiuso come squadra, insomma calcola la miglior difesa tra i grandi campionati in Europa, la miglior difesa tra le squadre che ci sono in Champions League. Fare gol al Barcellona è sempre molto molto complicato. L'allenatore Valverde, che è uno che non si vede, non si sente, che però evidentemente qualcosa di buono fa, ha creato un sistema di gioco diverso, diciamo un pochino più sparagnino rispetto allo spettacolo che offriva il Barcellona di Beppe Guardiola. Davanti ci sono due che si chiamano Messi e Suarez, che non mi pare poca roba, però è una squadra che ha anche tantissimi altri calciatori straordinari che danno la dimostrazione che, come dice sempre te Ubaldo, non conta tanto il modulo, conta lo stare in campo, l'idea che tu hai di quello che devi fare in mezzo al campo. Puoi giocare 4-3, 4-4-2, poi la sostanza non cambia. Il Barcellona è primo in classifica nella Liga, probabilmente è la squadra più, diciamo così, più candidata, non so se il termine è giusto, per poter vincere la Champions League. Quindi insomma vuol dire che contano i calciatori, conta il gioco, contano come li metti in campo, contano tante cose, e questa è una squadra assolutamente straordinaria. È così. Mimmo, invece, per quanto riguarda la storia dei biglietti di Barcellona, perché abbiamo letto prima un tweet di un tifoso che diceva: perché la Roma non compra questi biglietti dal Barcellona e li rivende a metà prezzo ai tifosi della Roma? Perché la Roma non, fa il bagarino, ecco. Non è, a parte che non fa il bagarino, ma insomma non è un ente così tipo la Croce Rossa. Beneficenza, dice. Insomma, però vabbè, potrebbe essere anche un'operazione simpatia. Tutto sommato. Sì, assolutamente sì. Poi però vai a capire a chi andavano venduti questi biglietti, quanti eventualmente. No, sì. Credo che quando ci sono queste cose qui tu te devi adeguare a quello che succede. Il Barcellona fa pagare, ma non solo. Cioè, io vorrei che la gente non pensasse che siccome c'è Barcellona Roma, il Barcellona mette i prezzi a 90 euro il settore ospiti. Però, cioè, non però è questa così. È una teoria anche di Ubaldo, Mimmo. Provate ad andare a vedere un attimo quanto si paga, ma andare a vedere una partita del Barcellona al Camp Nou. Però Ubaldo dice al Barcellona conviene che non vadano tifosi della Roma a Barcellona. A me pare una cosa strana. Conviene, Ubaldo, tu sostieni questo. Sbaglio, ho detto una cosa. Sì, un pensiero buttato lì. Perché non dovrebbe. Il tifoso giallorosso quando si muove si fa sentire. Sì, cioè vuole proprio isolare. Il Barcellona vuole proprio isolare la Roma. E perdere tutti quei soldi, vabbè, c'è un attimo. Ma questo io non lo so, forse. Ma no, è un pensiero, ma non è. È un pensiero, non è notizia in mezzo, anche perché poi tutta quant'è la capienza del Camp Nou? Un centino e le rote. Sai quant'è il settore ospiti? 4.000 o giù di lì, eccetera, eccetera, e quindi insomma ci sarebbe sempre comunque una grande predominanza di tifosi del Barcellona in tutti e due i casi, insomma, quindi no, non credo che sia quello. Il Barcellona si fa pagare. Tu vuoi andare a vedere giocare Messi, Suarez, Iniesta, Rakitic, Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba e chi te pare a te, devi pagare i soldi. Cioè, mi racconto un piccolo aneddoto. Qualche tempo fa, due sabati fa,
forse due o tre, non mi ricordo. Media Pro, avete presente Media Pro? Come sì. No? La società che spagnola, anzi catalana, proprio di Barcellona, che si è aggiudicata i diritti televisivi per il campione di Serie A per i prossimi anni, adesso li rivenderà perché sapete che è soltanto un tramite per poterli rivendere, ha invitato tutti i rappresentanti della stampa, e non soltanto la stampa, anche delle radio e delle televisioni italiane, ad andare a Barcellona a vedere una partita per mostrare loro come funzionano le cose, come si muovono loro di Media Pro. Cioè, giornalisti di tutte le testate, di tutte le televisioni, anche nazionali, quindi la Rai, cose di questo genere, sono stati invitati al campionato per seguire la partita e sono andati ovviamente prima in tutti gli studi, nei palazzi del potere di questa Media Pro, e poi ovviamente sono andati a vedere la partita, e c'era anche un rappresentante del Messaggero, il quale mi ha raccontato che ci sono dei prezzi esorbitanti, cioè per andare a vedere una partita neanche di cartello, io non ricordo se era Barcellona-Girona, una cosa di questo genere, si pagavano quasi 200 euro per un biglietto neanche dei primi posti, insomma, quindi vuol dire che loro fanno una plega di questo tipo, Baldo, nel senso, tu vuoi venire a Barcellona, vieni a vedere la partita, paghi quello che decidiamo noi, insomma, quindi non ci trovo nulla di strano sotto questo aspetto. È uno spettacolo garantito. Esattamente, semmai è anomalo il fatto che tu ti fai pagare 90 euro per vedere una partita di calcio in un posto che non è sicuramente un posto ideale, però nell'idea del Barcellona, vuoi vedere Messi, vieni qui e devi pagare i soldi, insomma, non è stranissima come cosa, non è stranissima. Certo, poi quando si è di mezzo a Roma noi facciamo sempre un discorso diverso, perché noi vorremmo che ci fosse la possibilità di avere la più ampia partecipazione possibile per tutti, però poi ci sono delle esigenze da parte della società, che è padrona dell'impianto, che dice qui prezzi faccio io, se tu vuoi venire questo, se non vuoi venire pazienza, tanto ce ne viene un altro. È quello un pochettino il discorso. Ma voi già state pensando a Roma Barcellona? No, un altro pensiero, è la prima volta che c'è Bologna Roma. Appunto. È la prima volta che non ti sento dire, Mimmo, mannaggia i nazionali, io le odio se sono, mannaggia. Ma ti posso dire, no, io voglio bene a Gigi Di Biagio perché vabbè, no, per mille motivi, perché ma invece Mimmo, pensa te che stavo pensando è una grande opportunità, allora per lui sì, ma ti confronti, no, ti bene, confronti contro l'Argentina che c'è, okay. Messi, Fazio si sta allenando con Messi, no? Sì, e dice una cosa, no, bello, te lo studi, no, attimo, no, quello è scorretto, no, dai, scusa, perché no, ho pensato a calcettino, no, così una cavigliettina gonfia, una cosa. Te lo studi ancora meglio. No, Mimmo, no. Io voglio vincere con Messi in campo. Forse tu ne hai capito. Mimmo, mi sa che con Messi in campo c'è il rischio che vinci, però. Non vinco. Perché sperate vincere una partita perché magari dall'altra parte manca qualcuno. Io voglio vincere contro una squadra che abbia tutti a disposizione. Poi non vinco, vabbè, sono più forti loro, però pazienza. Non funziona così le cose, Gabriele. Non sono d'accordo. Lo sport non è questo. No, il calcio non è uno sport. Comunque, non il calcio non è uno sport. Comunque, ritornando a quello che diceva Ubaldo, sì, c'è la nazionale, a me la nazionale non piace. Mi dispiace che un pochino Gigi Di Biagio venga trattato come quello che sta lì, tanto fai due partite poi te se levamo di torno perché ne prenderemo un altro, non credo né assolutamente che lui abbia la possibilità di dire mi gioco qualche cosa in queste due partite, perché se tu vuoi dare la possibilità a un allenatore, capiscimi bene Ubaldo, di dire ok, vediamo come vai, poi magari rimani, non gioco contro Argentina e Inghilterra, ma gioco contro Gabon e Senegal, con tutto rispetto, e la possibilità che tu vada incontro a due brutte figure, due non grandi prestazioni, ci sta tutta, perché se la nazionale fosse una squadra in grado di andare a giocare contro l'Argentina e di fare una grande partita, probabilmente questa è una nazionale che farebbe i mondiali, siccome l'Italia non farà i mondiali, è sicuramente una squadra in grande difficoltà. Quindi ho trovato sì, una grande opportunità per lui, però adesso poi io voglio vedere quale sarà il giudizio complessivo sul operato del CT Di Biagio alla fine di queste due partite. Probabilmente le cose non saranno così, o forse potrebbero essere anche queste, ma insomma con una valutazione diversa. Se sono sei mesi che si sta di chi sarà il nuovo CT della nazionale, con gente che si propone, altri che mandano avanti gli amici degli amici, altri che dicono io non ci vengo e magari sperano di essere chiamati, Di Biagio si sta comportando fin troppo professionalmente, io credo, in questo aspetto, in un contesto in cui probabilmente lui c'entra poco, a meno che poi qualcuno decida che tutte le cose che sono state dette fino a pochi giorni fa, prima che ci fosse raduno, appunto possono essere delle cose dette tanto per dire,
e mi riferisco a quelli che adesso muovono un pochino i feli della federazione, ex calciatori, ex dirigenti, calciatori, quello che vi pare a voi, insomma, la situazione della nazione italiana mi sembra abbastanza particolare. Vado a vedere anche quello che dovrebbe essere lo scoriamento della partita contro l'Argentina e penso che sia una nazionale, Ubaldo, un pochettino così, perché adesso io dico una cosa che magari posso sembrare anche esagerato, ma io pensavo che Ubon avesse smesso di giocare. E può essere che Ubon è il centrale titolare della nazione italiana. Ma parecchi sono infortunati, Caldara non c'è, Chiellini non c'è. Ho capito, ma forse Rugani, non lo so, boh, mi avrebbe dato un pochettino, o mi darebbe un po' più di tranquillità, se non altro perché con Bonucci hanno giocato un mare di volte insieme, eccetera, eccetera. Però, insomma, è una nazionale figlia di un calcio che sta vivendo un momento molto particolare, molto delicato, all'interno del quale non ci sono grandi personaggi, ne andiamo sempre avanti a dire questo, questo e quell'altro, insomma, i grandi calciatori in questo momento non fanno parte della nazionale italiana, e lo ripeto, se questo non fosse vero l'Italia sarebbe ai mondiali, quindi dobbiamo vedere quello che succede. E in tutto questo mi sembra che il ruolo di Gigi Di Biagio sia quello di, non di un traghettatore, di uno che probabilmente non è neanche un traghettatore. Io spero che non sia così per lui, per la sua professionalità, però se è un uomo, è un uomo della federazione, assolutamente sì. Però una volta che tu completi questo tuo percorso e due partite, il posto dell'Andrea non te lo leva nessuno, e quindi probabilmente torni dove sei, perché è chiaro che la Federcalcio sta cercando altri personaggi. Mancini si è proposto, ha mosso tutti quelli che doveva muovere, se non altro piccolissimo particolare socio del circolo che non tiene niente, e questa è una cosa che tu non devi sottovalutare, caro Ubaldo. Ancelotti dice no, io non ci voglio andare perché ancora eccetera eccetera, ho l'impressione che Carlo uno dei più grandi paraculi che, ha detto che voglio andare Totti. Sì, esatto, ancora adesso. Ne faccia soprattutto un discorso di natura economica, lo stesso che potrebbe fare Conte, che sicuramente guadagna un sacco di soldi, andrebbe a guadagnare. Quindi, insomma, di che cosa stiamo parlando? Il furore, il fuoco della nazionale non ci fa nessuno, no, Gabriele? Nel senso che ormai fanno tutti i professionisti, super professionisti, anche se tu sei un uomo della federazione, probabilmente sono cambiati i tempi rispetto a quando c'eri te, caro Ubaldo, perché lì si tramandava la panchina di Cittadina Nazionale dall'uno all'altro, da sì, arrivare da Berzot fino a Vicini, perché tutta gente che stava lì da anni e da anni. Anche Cesare Maldini, Mimmo, volendo. Esattamente, una carriera straordinariamente federale, adesso non è più così e non credo che si possa ricominciare in questo modo. Mi dispiace perché credo che Di Biagio meriti questa sua opportunità, però sono convinto che non sarà lui poi il prossimo CT o il CT della nazionale a partire dalle prossime partite. Detto questo, beh, con quegli allenatori, Mimmo, che tu hai citato, noi vicini, sì, Berzotti, che ho avuto l'esperienza di condividere, sì, assolutamente, tu mi hai detto parlare in maniera straordinaria di Berzotti, ad esempio, io ricordo, sì sì, ma loro però hanno sempre puntato su un discorso di gruppo, no? Mai su un discorso, sì, qualche bravissimo ordine, disciplina tattica serve sempre, però la grande coesione, lo spirito di gruppo, appartenenza a questa, rispettare questa maglia, perché poi noi rappresentavamo, perlomeno quelle poche partite che io ho fatto, chiunque ne ha fatte poi 50, 60, 70, 80, dovevano rappresentare anche il resto che stava a casa. Certo, anche perché quello era un periodo in cui c'era una nazionale che era un blocco, nel senso Zoff, Gentile, Gabrini eccetera eccetera, erano sempre quelli, se stavano in forma, se non stavano in forma, proprio perché il CT sapeva che in quel momento, no, quei giocatori gli avrebbero dato sicuramente qualcosa, perché era lo spirito della nazionale, tant'è vero che era difficile entrare in quella squadra, c'erano sempre quelli con rarissime eccezioni e andavano in nazionale anche se non stavano al top della condizione, proprio perché, come dicevi te, il CT puntava sul gruppo, puntava sugli uomini, ed era un calcio meno tatticizzato probabilmente, anche sì, senza probabilmente, in quel periodo si cercavano altri valori, l'attaccamento alla maglia, come ti posso dire, la grande professionalità, la voglia, la grande gioia di giocare con la nazionale. Adesso io ritengo che questo sì, forse è anche vero, però insomma la nazionale non è più quella cosa lì, non è più quella cosa lì, lo vedi anche non soltanto dal fatto che non ci sono più calciatori del livello
ti faccio i nomi di Bruno Conti o di Zoff oppure di Paolo Rossi, perché questa è la realtà, ma anche perché c'è un sistema diverso per arrivare a formulare una nazionale. Ci sono dei calciatori che arrivano in nazionale e non sai nemmeno perché ci stanno, oppure pensi soltanto che ci sono perché non c'è niente di meglio. Allora la qualità molto bassa ti porta ad avere poi una nazionale che non vale, e di conseguenza una nazionale che non va al mondiale, una cosa, se uno ci ripensa, assolutamente scandalosa, se vogliamo, no? Però il momento del calcio è questo. Io spero che tutto quello che noi ci siamo detti al di là di quello che è stato un discorso tecnico dopo l'eliminazione con la Svezia, quello che tutti ci siamo detto è come opportunità per rivisitare un pochino tutto il mondo del calcio, no? Non ti dico per rivoluzionarlo, per rifondarlo, ma insomma per metterci le mani in maniera definitiva, per cominciare a vedere di fare le cose in maniera diversa. Io spero che tutto questo sia valido. A distanza di mesi, che cosa abbiamo visto, Gabriele? Che in realtà nulla è cambiato, la federazione non ha un presidente, ok? La nazionale ha un CT che viene considerato da tutti un traghettatore. Sì. E di conseguenza è vero che il problema del calcio italiano non è soltanto la nazionale, però magari la presidenza sì. E allora penso che ogni giorno nel quale non si fa nulla per migliorare qualcosa sia un giorno perso, e secondo me si stanno perdendo troppi giorni per cercare di ricreare qualcosa che era, come posso dire, sull'agenda di tutti dopo l'eliminazione dai mondiali da parte della Svezia, che invece insomma è passato tanto tempo. Io vedo che non è successo praticamente niente, ma parlo a grandi livelli, e forse penso che si stia sprecando un'occasione, che ci vorrebbe un po' più di velocità, anche di determinazione nel fare un certo tipo di scelte. Per cui, ecco, ritorno, poi magari chiudiamo questo argomento, sulla domanda o sul nome che ha fatto prima Ubaldo Righetti, sul nome di Di Biagio. Mi sembra che Di Biagio sia un piccolo tappo, un piccolo tampone, un piccolo cerotto da mettere lì, e che sia soltanto un atto dovuto perché tu non sapevi chi metterci. E capisco anche il ruolo di Di Biagio, la voglia sua di dire io non sono un traghettatore, chiamatemi come vi pare, se volete chiamarmi traghettatore va bene, ma insomma io sto qui e spero di giocarmi la mia chance, ma io penso purtroppo per lui che non avrà chance di continuare ad essere il commissario tecnico nazionale, per tutta una serie di motivazioni. Comunque poi la partita giocheremo, certo, giocare contro Messi non deve essere una cosa anche semplice, no? Voglio dire, beh, no. Anche se c'è questa cosa abbastanza paradossale che sarà la prima volta di Messi contro l'Italia, che sembra assurdo, però non hanno mai giocato, e chi te capita che te marca forse da quella parte? Armandino Florenzi, che ne puoi sapere, che poi se lo dovrà ritrovare anche contro la Roma, ma qui insomma poi vedremo altri scenari, perché io ricordo che prima di Barcellona-Roma, di Roma-Barcellona c'è anche Bologna-Roma, che io non sottovaluterei. E prima ancora c'è la citazione. La citazione, vai. Mimmo. Eccoci. Questo fatto che... Mi fa molto piacere che fino adesso non abbiamo ancora nominato nella parola chic e nella parola Alisson. Guarda, lo stavo per fare. Dai, non vorrei che poi la gente pensasse che siamo fuori dal mondo, dalla realtà. Dicevo, questo fatto che esatto. Si vorrebbe rinnovare il contratto di Alisson senza clausola. Ma guarda un po', tu lo vorresti fare? Guarda, stamattina ci stavo pensando, perché giustamente i ragazzi mi hanno fatto ragionare, perché io dicevo vabbè, così tu fissi un prezzo minimo e puoi solo salire, e invece loro mi hanno detto no, infatti era una stupidaggine, Mimmo. Ne dico tante, una più una meno fa differenza, cioè, manco io credo che ragionamento l'avevo fatto, sapete che ha fatto contatto il cervello. Però effettivamente senza clausola vuol dire che poi il prezzo lo fai te. Esattamente, cioè è opinione comune, ma non perché uno se la inventa, che se tu c'hai una clausola di fatto fissi il prezzo e chiunque a meno che tu non fissi, metti una clausola a 240 milioni d'euro. Sì, però poi tu hai visto, insomma, non è il caso di Alisson, certo. Però tu hai visto che c'è una clausola da 220 milioni, arriva qualcuno che in qualche modo trova quei soldi e te si porta via il giocatore. Tanti però. Ho capito, ma lì stiamo parlando di uno stato sovrano, non di una società di calcio, quindi sì, qui dovremmo aprire tutto un altro discorso in relazione alle proprietà delle grandi società e chi li gestisce, come vengono gestite e tutte queste cose. Cioè, però è chiaro che nel momento in cui tu non metti una clausola, voglio dire, dai un doppio segnale al calciatore, perché se poi lui accetta di firmare un contratto senza una clausola vuol dire che il calciatore ha piacere comunque di firmarlo, nel senso che non lo obbliga nessuno, e
insomma, un pochino puoi anche pensare che lui abbia piacere eventualmente di restare dove si trova, ovviamente con un altro stipendio, e al tempo stesso dai anche un segnale a tutte le società che potrebbero essere interessate a questo calciatore, per cui vuoi questo ragazzo, questo portiere straordinario, devi venire da noi, perché non c'è un prezzo, cominciamo, il prezzo lo facciamo noi ed eventualmente possiamo cominciare a trattare, anche se poi stiamo facendo veramente un discorso abbastanza ipotetico, perché anche Alisson, se poi Mimmo, tanto ormai si sa, questo bisogna dirlo, i procuratori si muovono solo se mettono le clausole. Sì, questo è vero, sì, sì. Poi però tu sai perfettamente che ci possono essere anche delle clausole, come posso dire, vere, fittizie, fantasma, reali, in questo senso, no? Perché la possibilità di trovare poi un accordo che vada bene sia alla società che anche al calciatore lo trovare in qualsiasi momento, magari con una scrittura privata, con una parola messa nero su bianco, insomma c'è sempre la maniera di poter trovare un accordo. Io ti dico che se tu riesci a trovare un accordo con un calciatore come Alisson, che comunque ha altri 4 anni di contratto con la Roma, cioè non è che ovviamente guadagna molto poco, molto poco, guarda chi c'è un occhio, nel senso che per il valore che ha sul mercato è uno che guadagna poco, però non guadagna sicuramente pochissimo. Se tu riesci ad accontentarlo, potresti anche, come posso dire, convincerlo a restare, se gli dai i soldi che probabilmente gli garantirebbero da altre parti. Io però non so fino a che punto si può o potrebbe muoversi la Roma, e però so come si muovono da altre parti, quindi è chiaro che tu quando c'è un calciatore così forte puoi anche accontentarlo sotto il profilo economico, però appunto, magari non puoi accontentarlo mai rispetto a quanto potrebbero accontentarlo altri club, che insomma adesso a me viene, ma non solo a livello, con tutto il bene e l'amore che uno vuole per la Roma, assolutamente. Fammi fare un paragone, scusami. Se io penso che Alisson, da quello che io so, guadagna intorno a 1,5 milioni netti l'anno, una cosa di questo genere, poi ci puoi mettere qualcosa in più, qualcosa in meno, e Donnarumma guadagna 6 milioni netti l'anno, ma non te vi è da ride? Ma non te vi è da ride? Però è così. Quindi uno non è che deve dire, allora sai che c'è, la Roma deve portare il contratto di Alisson a livelli di quelli di Donnarumma, no? Semmai è il Milan che ha sbagliato. Per me, poi ha fatto benissimo per Raiola e per tutta la famiglia Donnarumma a fare quello che ha fatto, però è evidente che c'è uno squilibrio, perché poi se vale il valore del portiere, oggi come oggi non è assolutamente paragonabile uno come Alisson a Donnarumma, ma oggi come oggi Alisson probabilmente è paragonabile forse a un paio di portieri in tutto il mondo, e quindi vuol dire che se tu c'hai un portiere così forte è chiaro che lo devi accontentare sotto l'aspetto economico, e allora non è tanto che la Roma non lo voglia accontentare, perché la Roma lo può anche accontentare, sicuramente lo accontenterà, ma fino a che limite? Poi entrano in ballo altri club che hanno la possibilità di pagare molto di più di quello che tu sei in grado o che tu vuoi pagare, insomma poi la scelta è sempre legata a quello che io voglio o quello che io posso fare. Quindi la figura di Alisson secondo me è una figura che in questo momento trova grande spazio sui giornali, perché è un fenomeno assoluto, il Messi dei portieri, questo non lo dico io, l'hanno detto tutti coloro che si occupano di queste cose, e soprattutto perché la Roma è una società che ha dimostrato in passato che ascolta tutte le offerte, poi l'ha detto anche lo stesso direttore sportivo che il suo dovere è ascoltare tutte le offerte, quindi se fai 1+1=2, il rischio, per me il rischio, non una possibilità, ma il rischio che Alisson possa essere poi ceduto a fine stagione ci sta, se c'è la clausola, se non c'è la clausola, se rinnovi il contratto, e pure se non glielo rinnovi ovviamente, quindi è chiaro che è tutto un discorso molto, molto così complicato per quello che riguarda la permanenza di Alisson a Roma, ma questo non significa che non potrà restare a vita nella Roma, perché poi comanda sempre una cosa, no Ubaldo, tu lo sai perfettamente perché sei stato calciatore e hai firmato contratti, alla fine conta sì il procuratore, il mediatore, l'interlocutore, il maneggione, quello che ti pare a te, però conta pure la volontà del calciatore. E faccio un esempio, ma infatti proprio questo tipo di considerazione, scusa Mimmo, faccio l'esempio proprio con te ieri, ne abbiamo parlato, no? Che l'idea di Alisson è quella che di solito i giocatori sono guidati e pilotati da tanti procuratori. Alisson mi sembra uno di quello che guida, anche oltre al consiglio che ti può dare, certo, un procuratore, però è uno che ragiona con la sua testa, indirizza anche credo chi gli sta vicino.
Esattamente, ti sto facendo mi dà questa idea, no? Insomma, non lo conosco, per quello, per pochissimo che ci ho avuto modo di parlare, mi sembra un ragazzo veramente con dei principi sani nella testa. Però ti volevo fare l'esempio di Edin Dzeko, mercato di gennaio. Dzeko poteva avere tutti i procuratori del mondo, il procuratore di Dzeko aveva tutto l'interesse a far sì che il trasferimento andasse in porto, no? Perché tu sai perfettamente, Gabriele, che quando tu muovi un calciatore entrano i soldi al procuratore per la percentuale 5-7%, da una parte e dall'altra. Esatto, ci sono club che poi pagano anche molto di più i procuratori. Quest'estate c'è stato un club italiano che ha pagato in maniera sproporzionata ai procuratori per poter portare alcuni giocatori, però ognuno fa la politica che gli interessa, no? Quindi, insomma, però poi Dzeko ha detto no, io là non ci voglio andare, e il produttore poteva dire sì, è meglio che ci andiamo, ha detto no, non ci voglio andare, poi alla fine ha prevalso la volontà del calciatore. Quindi è vero, ci sono tutti i maneggioni, quelli che girano, intermediatori, procuratori, quelli che ci hanno mezzo mandato, quello che ci hanno un pezzettino di mandato e cose di questo genere. Poi però secondo me alla fine conta soltanto la volontà del calciatore. Finché Alisson sarà contento di stare a Roma, lui resterà a Roma, però dovrà essere contento sia da un punto di vista economico, sì, anche da un punto di vista di prospettive di squadra e cose di questo genere. Ma insomma, certo, ovviamente non riguarda solo lui questo discorso, riguarda un pochino tutti. Però il fatto che la Roma è una squadra che ha dimostrato di far bene anche in campo europeo, arrivando fino ai quarti di finale in attesa delle due partite contro il Barcellona in Champions League, secondo me fa anche, come posso dire, aumentare un pochino la voglia, non dico tanto di quelli che ci sono perché conoscono la Roma, sanno come si sta, ma anche di quelli che stanno fuori nel eventualmente scegliere la Roma come punto di arrivo e non come tappa di transito. Non so se riesco a spiegarmi bene, chiaro, per cui tu dici vado in una squadra che ha una sua forza, ha una sua credibilità, ha sue strutture, ha una sua idea, un suo progetto, e non è andare magari da qualche altra parte. E questo secondo me è uno dei delle cose positive che sta portando questo cammino della Roma in Champions League, che potrà fermarsi contro il Barcellona, difficilmente andrà avanti, non dire che stiamo girando intorno a tutta la faccenda, ma che comunque dà una dimensione internazionale diversa ad una squadra che da tanto tempo non riusciva ad arrivare ai quarti, che comunque è arrivata ai quarti eliminando o comunque mandando alle sue spalle squadre e società molto importanti e molto più ricche, e questo comunque deve essere un segnale che deve essere recepito non tanto all'interno, sicuramente all'interno, ma soprattutto all'esterno, per coloro che saranno in qualche modo contattati dalla Roma. E la Roma potrà mettere sul suo biglietto da visita: noi siamo questa società qui, siamo quelli che siamo arrivati a tot punto della Champions League. E non è poco, ve l'assicuro, non è assolutamente poco. E allora fate contiamo. Fate conto, ammazza, già siamo arrivati, siamo arrivati velocissimi. Grazie Gabriele, grazie Ubaldo, grazie a tutti. Ciao Mimmo, grazie. Sempre, se Dio vuole, grazie. Ciao Mimmo, un abbraccio.